benvenuti a tutti nel nuovo canale Scuola di Botte. In realtà non è nuovo, è vecchissimo sto canale. Oggi c'è Mattia e Simone Workout. Se non conoscete Simone Workout, andate a vedere il canale, lo conosceranno. Se non conoscete Mattia, vi riempite botte. Detto questo, che vediamo oggi? Che cosa possiamo far vedere ai nostri amici di Scuola di Botte? Amici e nemici. Oggi parleremo di commedia araba. Però pensa che calcio è commedia araba, è bello però. Finalmente parleremo di stretching, mobilità articolare. Vi dirò un po' di chicche che io utilizzo per, insomma, per portare i calci che spesso vi facciamo vedere nel canale. Come fa Mattia a portare sti calci? Che esercizi devo fare? Perché qualcuno a casa avrà visto il video dei calci, avrà fatto sì, avrà fatto male, praticamente mezza articolazione, mezza chiappa, ha detto forse c'è qualcosa che non mi torna. E oggi vedremo la mobilità articolare e gli esercizi di stretching. Scuola di Botte. Siamo di Scuola di Botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu... Sponsor di Scuola di Botte, Food Spring. Basta pensare che gli integratori siano una cosa riservata ai super atleti, ai gommoni, ai pompati, a quelli che fanno palestra. Gli integratori vanno bene per l'attività quotidiana, vanno bene per la vostra dieta quotidiana. Ovvio che se voi mangiate bene, mangiate perfettamente, l'integratore non vi serve. Però attenzione, perché Food Spring non ha solo integratori, ma anche veri e propri alimenti. Un esempio che non mi scorderò mai di citare sono le protein cream, che hanno una minor quantità di zucchero, hanno più proteine e le rendono un alimento da sgarro, come lo chiamano ormai gli scureggioni, ma che potete mangiare tranquillamente. Un altro alimento salutista è la chia bianca. Quando voi mangiate un alimento povero di fibre, un alimento povero di proteine, la chia bianca ve lo arricchisce, te lo fa diventare proteico e ricco di fibre. In più è completamente naturale ed è biologica, perché le stesse whey protein hanno il siero del latte che proviene da mucche che pascolano in Nuova Zelanda in alta montagna con la certificazione biologica, dolcificate con la stevia. Ragazzi, ultimo prodotto che veramente vi consiglio, provatelo, ve lo garantisco: Energy Aminos. Cambia la giornata, cambia la sessione di allenamento, perché Energy Aminos ti attiva veramente in maniera naturale, senza porcherie. Seguite il link in descrizione, usate il mio codice di sconto. Link in descrizione più codice di sconto, avrete il massimo. Quello che utilizzo io nella fase di riscaldamento, nel momento in cui voglio andare a riscaldare bene le gambe, quindi io, utilizzando un sacco di colpi alti, calci girati, calci a martello, ho necessità di prendermi 20 minuti soltanto per lavorare la mobilità. Perciò non è vero che uno per strada può dancarci un faccia a uno, se così da me, perché allora serve una preparazione. Grazie per aver fatto questa domanda, perché nel senso, ormai dopo anni ognuno parte con una scioltezza di base che è data dagli anni in cui ti sei allenato, dalla tua scioltezza che hai. Quindi io comunque anche alle 4 di mattina mi sveglio di soprassalto, mi alzo, calcio alto, lo porto senza, cioè, come con gambe. Mi sento un ladro in casa. Boom, calcione. Ladro colpito un calcio in faccia, così sdraiato. Giornali, che sono esercizi che potete poi rifare voi per aumentare comunque la vostra mobilità. Ognuno si riscaldi un po' facendo un po' di ginnastica classica, che adesso non farò vedere, in modo tale che iniziamo a far pompare il cuore e iniziamo a aumentare la nostra temperatura corporea. Passo direttamente alla fase quella delle gambe, arti inferiori. Quindi faccio sempre un po', quindi faccio 10 volte per gamba. Adesso manco l'ho contato, io sono 10 di qua, 10 là. Questa parte è quella, ovviamente, classica ginnastica, sto facendo lavori dinamici, ma vado laterale, quindi stimolo l'anca a fare questo, stessa cosa di là. Ecco, poi inizio a fare un po' di stretching dinamico, quindi mantengo la posizione per circa 15, 20, 30 secondi a seconda di quello che mi serve. Adesso lo faccio per una quindicina di secondi, giusto per farvele vedere. Quindi inizio, faccio questo. Fa spaccata come le ballerine, regà. No, prima come stimoli, poi qua. Stimolo le anche un attimo adesso ad aprirsi, i muscoli delle gambe. Poi faccio questo. Pam. Tallone deve stare ben adeso al pavimento, punta dell'altro piede che guarda su. Gambe tese, pam. Poi ruoto, eccomi. Questo
Vieni su che col gomito sinistro spingo verso l'esterno sulla gamba. Mi sollevo, rafforzo pure le gambe, ecco qua, pam. Ritorno qui, cambio e vado dall'altra gamba e faccio tutto la baradam, quindi pam. Tallone giù, quest'altro su. Questa è la mia routine che faccio prima di allenarmi. Pam, spingo verso l'esterno col gomito. Mi sollevo col busto, rafforzo così i muscoli delle gambe, le preparo qua e riparo dall'altra parte, e quindi ripeto un po' questo una decina di volte, poi ritorno qui e allora aumento un po' di più l'apertura, poi inizio a ruotare, a fare questo, a stimolare un po' le gambe, ecco questo, poi torno al centro, apro un po' di più e vado di lì, di là. Poi ovviamente io adesso ho questa scioltezza iniziale, poi pure se l'avessi di meno lo potete fare, ognuno ha il suo step, poi torno al centro, poi rifaccio questo e vado un po' di qua, un po' di là. Questa è una fase pre, questo, poi faccio questo, apertura soltanto con questa parte delle gambe e vado avanti e indietro con il bacino. Continuando a fare, l'obiettivo è sempre lo stesso, preparo le anche e le gambe a sciogliersi, insomma. Poi intanto mi fermo, chiudo, tiro. Quindi su. A livello di minutaggio quanto ti richiede più o meno? Se lo voglio fare per prepararmi 3-4 minuti questa fase, ma adesso ti faccio vedere tutto il resto. Poi la stessa fase che io adesso utilizzo per prepararmi all'attività fisica la posso utilizzare proprio per iniziare ad avere una maggiore apertura, e quindi la posso far durare da 5 minuti a 10 minuti. E invece tipo se io voglio farlo a casa, pure che magari non devo fare match o sparring, però lo voglio fare solo per sciogliermi, ad assolutamente lo puoi fare, ovviamente a seconda dello spazio che è intorno, però questa fase qui si può fare tranquillamente. È comunque una cosa che aiuta. Poi ho necessità, fa virtù, se sto a casa va bene, basta che un minimo di spazio senza che rompi i mobili. Cioè, tipo se io sono legato, no? Sono tanto legato. Sul tavolo della cucina, là così, spam. Ogni mattina, guarda, lo faccio tutti i giorni. Allora, magari 3 volte a settimana, perché a seconda di... Se lo esasperi troppo, comunque è stressante per le gambe, quindi tutti i giorni esasperato, no? Che poi arriva un allenamento al pomeriggio. Per questo dico che mo adesso le cose vi sto per far vedere, che adesso ho solo iniziato. A seconda della durata e dell'intensità nel riproporlo, so quante volte lo posso fare a settimana. Se è come obiettivo quello di aumentare la mia capacità delle anche di apertura, 3 volte a settimana, duro. Se lo faccio tutti i giorni, lo posso fare assolutamente, fa sempre bene, lavoro con meno intensità, certo. Quindi sempre per stimolare le anche, faccio questo da qua, bam, ruoto. Allora, qua ruoto, quando vado su con la gamba il piede d'appoggio io lo porto su, quindi da qua morbido, butto fuori l'aria, bam, bam. Ovviamente il contrario della scioltezza è la contrazione, quindi se io sto là, mi rigirisco, sto a fan caos, cioè sto a tirare la coperta da una parte e dall'altra mi sto. Invece butto fuori l'aria perché devo rilassare i muscoli. Quindi faccio questo 10 volte per gamba, lo posso fare, ecco, mi serve al volo per riscaldarmi, 3-4 volte a gamba. Mi voglio mettere lì, lo posso fare anche 10 volte. Apertura da una parte, apertura con l'altra. Dopodiché cambio, io mi metto frontale per stimolare anche i bicipiti femorali, nell'eventualità, ecco, che uno porta caccia a martello, cose di questo genere, perché c'è da dire questa cosa qui. Questa cosa è importante, che esiste un concetto che io posso fare tutti questi esercizi che adesso vedremo e aumento comunque la mia capacità di aprire le anche, di portare i calci più alti che posso. Ovviamente poi c'è ogni professionista che ha uno stile, ormai farà un tipo di riscaldamento specifico, nel senso l'obiettivo in base al suo stile di combattimento. Esatto, cioè non è che se io combatto in un match di boxe faccio un riscaldamento diverso che su un match di kick. Se io ho uno stile di kick che tiro calci alti ma non tiro calci a martello, farò ancora un altro specifico, nel senso che ok, riscaldarsi, che c'è il cuore che ti batte, so sudato, poi devi preparare i muscoli che coinvolgi nei vari colpi che porti a essere pronti. Certo, un conto è riscaldamento globale, un conto è specifico. Quindi se sei uno che porta calci a martello, calci girati, calci, dovrai andare a riscaldare nello specifico quei colpi. Faccio la stessa dinamica, slacci però frontali, quindi vado indietro, fletto la gamba e di esterno, piede d'appoggio sempre su. Posso all'inizio non tirare la tesa la gamba, butto fuori l'aria,
anche questo, 10 per gamba, posso fare 3 volte, 4 volte, 10 volte, a seconda di quanto più voglio aumentare, lavorare sulla mobilità. Cioè, ragazzi, arriva la no, ma questa, sai perché piano piano, ovviamente, non è che io per forza all'inizio più, pam! Piano piano, andiamo a fare un circuito di esercizi di mobilità, possiamo farlo poi da 4-5 esercizi, ogni esercizio durerà 30 o 40 secondi con 10 secondi di recupero, il tutto lo possiamo ripetere 3 o 4 volte, e che nello specifico utilizzo io, quindi mi sono sempre trovato bene con queste tipologie di lavoro e continuo a farlo. Perfetto, quindi 30-40 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. Esatto, faccio vedere ogni esercizio, perché magari uno non lo conosce, spiego magari qualche dettaglio, sei un profano da questo punto di vista, certo, delle armi, sì. Tu chiedi tutto quello che poi ti serve, la finalità è la spiegazione, quindi a me non mi frega niente, ti fa 30 secondi per forza, se tu a 20 secondi mi vuoi interrompere, guarda ma non ho capito il movimento, dimmelo, va bene? Il primo esercizio sarà questo, quindi da qua faremo, qui iniziamo a sciogliere quindi tutta la parte del quadricipite e il busto, faremo così, partiamo dalla posizione di ginocchio, prima ve lo faccio vedere, poi partire al tempo, vado indietro, spingo su, cambio, mani qui, punta dei piedi, qua, talloni che toccano a terra e spingo verso indietro. In questo modo stretch il tallone d'Achille, ti tira da morire il bicipite femorale e i polpacci. Quindi, palo, butto fuori, palo, mani indietro, punte, vado indietro, spingo indietro e lo rifaccio. Diciamo, perché ti prepara in maniera specifica? Guarda, a parte se lo provate, ragazzi, vi rendete conto, cioè vi scioglie polpaccio, qualunque tendine d'Achille, bicipite femorale, tutto dietro, il quadricipite, zona lombare, è fantastico. Quindi parlando di calci, questo no, diciamo globale, che questo sempre, esatto, sempre. È globale, cioè inizia a fare lavori di mobilità, di neurodinamica per tutto. Ok. Quindi, cioè, fai una serie di esercizi, adesso devo far vedere, ti senti proprio più sciocco. Ma cioè, questi sono esercizi che sarebbe buono fare pure per la vita di tutti i giorni, certo. Perché proprio come lo stretch, cioè, certo. Veramente bene. Allora, questo è stato il primo esercizio. Passiamo al secondo. Quindi da qua cosa faccio? Vado indietro con le gambe più tese possibili, poi ovviamente al primo giro do un'intensità, al secondo giro l'aumento, al terzo giro vado a cannone, al quarto giro ancora di più. Specifico possiamo dire che esiste lo stretching dinamico e lo stretching statico, quello statico capite da voi che conservo la stessa posizione per 30-40 secondi, invece questo sono lavori di mobilità in cui mi muovo, assumo una posizione, cambio, ne assumo un'altra, quindi pronto, il prossimo è così. Vado indietro, butto fuori l'aria, vado avanti, oh, blocco, vado indietro, butto fuori, avanti, oh, vado indietro, butto fuori, mantengo, blocco, quindi vado indietro, gambe tese, qua se esplodo. Le fasi di caricamento, esplosione e di conservazione della posizione, andando avanti con i giri, più è veloce e meglio è. Quindi faccio un'altra volta, vado indietro, pam, e questo sempre 30-40 secondi. Poi prossimo esercizio, da qua faccio questo, vado indietro con il busto, esplodo, vado giù e afferro un punto. Aspetta. Quindi vado indietro con il busto, esplodo, afferro e vado giù. Da quando ho scoperto queste cose sono aumentato tantissimo la mia capacità articolare, e non solo è aumentata la capacità quella normale, cioè di base, ma posso riscaldare bene ogni volta le gambe in modo tale da non farmi male. Poi non è che riscaldi solo le gambe, riscalda anche il busto, la schiena. Quindi vado indietro con il busto, allungo, esplodo, vado giù, mento che tocca lo sterno, gambe tese, afferro un punto e mantengo. Quindi c'è sempre questa fase, mobilità, arrivo, esplodo, vado giù, conservo il movimento. Poi l'altro esercizio, che è diciamo abbastanza semplice, facciamo questo sempre per 30 secondi in fase di mobilità, quindi pam, 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 pam. Ricordatevi sempre, punta del piede della gamba, della gamba tesa che punta verso l'alto, piede della gamba flessa attaccata al pavimento, pam, pam, pam e blocco.
bam e blocco. Questo circuito che abbiamo fatto è composto da 4 esercizi, lo facciamo ogni esercizio 30-40 secondi con 10 secondi di recupero e il tutto lo ripetiamo per 3 minimo o anche 4 volte. Ma una cosa, ma l'ordine degli esercizi deve essere quello che hai detto te oppure può... No, io lo cambio, potete seguire questo ordine ma si può anche cambiare assolutamente. Ci sono anche una serie di esercizi che possiamo fare proprio cioè considerandoli di base per proprio chi non ha mai fatto nulla e possiamo farvi vedere un altro video se ovviamente ci vi interessa. Allora, quello che vogliamo capire da voi è: vi interessa questo tipo di video stretching, mobilità articolare, che Mattia avrebbe migliaia di esercizi, ma proprio tanti, esatto, più o meno evoluti, no, anche cioè più o meno specifici. Anche la fase, scusate, ti ho interrotto, cioè questa è la fase che io faccio pre e poi c'è tutto un altro tipo di stretching statico, non dinamico, non di mobilità, che faccio post, che dura sempre un altro quarto d'ora, 20 minuti. Perciò poi scriveteci stretching nei commenti, esatto, se e sapete come scrivere... lasciate pure like, tanti like così capiamo e iscrivetevi, però stretching se non sapete come si scrive scrivete stretching così. Comunque raga, io vi assicuro che negli allenamenti di Mattia mi sono reso conto che proprio c'è una vastità di cose che può far fare allucinanti, sia sullo stretching ma che fanno bene pure nella vita, esatto, quotidiana, come diceva lui. Non è vero, cioè non è che devi per forza dan calcio, cioè, fai tu scalini sembri Pinocchio, esatto, no, esatto, fai tu scalini sembri, cioè, meno Pinocchio, me no, a 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50, 60 anni, cioè uno non si può flette, da lì mi si vede, non si può flette più di così in c'arriva, no, cioè non si può. E c'hai con me. Ah, ce l'hai con me, sono 60 anni, te puoi flette così. No, dico, cioè consiglio a tutti, no? Cioè, davvero, sono muscoli più lunghi, neurodinamici, fa bene ragazzi, secondo me. No, assolutamente, d'accordo. Commentate stretching, se volete altri video stretching, se no mi metto a fare video di scuregge incartate e va attaccate. Ciao. Ciao, ragazzi.